Alla cascina alle Valleri di Moncalieri si è svolto il MAB Collina Po Party and Meeting. Giornata di festa con al mattino percorsi naturalistici e raduni in bicicletta e nel pomeriggio la proiezione di un filmato sulla candidatura del Parco del Po e della Collina Torinese al MAB UNESCO e del film sull'ambiente dell'Last Call. Una giornata nell'ambito del Festival Architettura in Città per presentare all'UNESCO la candidatura di 80 comuni tra Carmagnola, Torino e Chieri fino a Chivasso. Secondo appuntamento il 13 settembre, in occasione del multievento Superga Park Tour. Con questo evento il Parco Po e Collina Torinese si propone di ricucire i rapporti tra cultura e natura. Sì, siamo convinti che il fiume e la collina torinese hanno da sempre rappresentato la coniugazione tra queste due attività. Riserve naturali con specie protette, sia vegetali che animali, e anche architetture e luoghi di paesaggio. La candidatura MAB UNESCO a noi interessa per testare un nuovo modello di governance sul territorio. Attività pubbliche insieme alle attività private, alleate per costruire, come ci raccontava il grande torinese Aurelio Peccei, un nuovo modello di responsabilità sociale dell'impresa. Come mai un'azienda come IREN sostiene questa iniziativa del Parco Po e Collina Torinese nei confronti della candidatura UNESCO? Ma innanzitutto il gruppo IREN ha una tradizione secolare di attenzione all'ambiente. Attenzione all'ambiente vuol dire non solo investimenti sostenibili e orientati al risparmio energetico, quindi la dimensione classica, ovvia dell'azione industriale, ma vuol dire anche prestare attenzione al territorio nella sua complessità, nella sua completezza e anche agli aspetti legati alla formazione, allo sviluppo delle conoscenze. Il Parco Po e Collina Torinese copre un territorio di 80 comuni. Quali sono i rapporti con gli enti del territorio? Questa candidatura ci permette di creare una governance unica che mette insieme tutti i comuni, ovvero rafforziamo le progettualità già in essere e gli diamo una visibilità internazionale e valorizziamo quello che già c'è, un territorio fatto di natura, di saper fare dell'uomo e di conoscenza approfondita di quelli che sono i problemi legati al rapporto uomo-natura. Siamo alla quinta edizione del Festival Architettura in Città. Qual è il tema conduttore di questa edizione 2015? Il tema conduttore che abbiamo deciso di dare è quello degli sconfinamenti, un tema molto vasto, devo dire, ma anche molto interessante. I nostri partner partecipano e questa del Parco del Po con altri enti come l'IREN hanno organizzato questa giornata di lavoro che è molto interessante. È uno sconfinamento, il parco che entra dentro la città, ne fa parte, non è solo natura tutelata, ma è natura tutelata che crea sviluppo e che crea qualità della vita per chi abita la città. Questa candidatura del Parco Po e Collina Torinese per ottenere il riconoscimento dell'UNESCO ha anche una valenza economica. Noi siamo qui soprattutto per aiutare la parte economica del parco, perché nel parco insistono anche molte attività economiche di produzione, di vendita e artigianali, commerciali, agricole, e vogliamo supportarle proprio nel modo di valorizzare il loro essere all'interno del parco. E poi sicuramente, se si riuscisse mai ad avere il marchio, si entrerebbe nell'elite dei luoghi più conosciuti del mondo, più apprezzati del mondo, e quindi già solo questo farebbe da attrattore di visitatori.